Ciao a tutti, ben ritornati sul mio canale, o perlomeno per quelli che vengono e ci ritornano, insomma. Allora, cosa ho preparato di dolce quest'anno a Pasqua? Ho pensato al salame di cioccolato, però l'ho servito monoporzione e quindi, insomma, l'ho ribattezzato cacciatorino gianduia. Allora, prendete metà dei biscotti, li sbriciolate in una ciotolina e poi iniziate ad aggiungere un po' di latte e un po' di liquore, potete prendere del rum o del brandy. L'importante è andare un po' alla volta, vedete, io adesso riaggiungo un po' di latte perché dobbiamo ottenere un composto un pochino ammorbidito, non vogliamo proprio una pappetta di biscotti, ma più ammorbiditi sì. Poi scegliete a bagnomaria o nel microonde il cioccolato fondente e quello gianduia, lo fate intiepidire e poi possiamo cominciare. Allora, prendete una ciotola abbastanza capiente, mettete lo zucchero a velo e il burro bello morbido, come si vede qui, e iniziate a mescolare bene il tutto con un cucchiaio di legno, se preferite con le fruste, però io vi consiglio il cucchiaio di legno, fino a ottenere una cremina così. Versate il cioccolato fuso, che a questo punto si è più intiepidito, e mescolate bene fino ad amalgamare il tutto. Non preoccupatevi, so che il tutto è molto cremoso, molto liquidino, diciamo, però c'è poi del tempo di riposo in frigorifero, di modo che poi il tutto sia appunto maneggiabile, quindi non temete, so quello che faccio il più delle volte. Sì, questa è la cremina di cioccolato che dovete ottenere. A questo punto versate all'interno i biscotti che avevamo ammorbidito con il liquore e il latte e mescolate di nuovo bene il tutto. Poi prendete la metà dei biscotti rimanente, anche questa la sbriciolate a mano molto grossolanamente, proprio così direttamente sul composto, mescolate un'ultima volta e a questo punto lasciate questo composto tenuto in frigorifero almeno per mezz'oretta, vi dico almeno, poi voi controllate se è abbastanza sodo da essere appunto maneggiabile. Poi vi preparate 6 rettangolini di carta da forno e mettete sopra delle cucchiaiate del nostro composto per i cacciatorini e poi iniziate con le mani a dargli una forma appunto a cilindretto. E dopo, man mano, il procedimento che dovete fare è questo: appoggiare i cilindretti che avete ottenuto sui rettangoli di carta da forno, arrotolarli bene e procedere così finché non avete finito tutto il composto. Poi, per essere sicuri che il salamino, insomma, tenga proprio la forma liscia a cilindro, avvolgete il tutto anche in dei rettangoli di stagnola, in modo tale che poi grazie alla, insomma, al tipo di carta che è la carta stagnola, riuscite a chiudere il vostro salamino a caramella e il vostro composto rimane bello pressato all'interno della carta stagnola. Poi io preferisco conservare il salame di cioccolato in freezer, specie quando viene fatto in questo modo, cioè non con del cacao ma proprio col cioccolato, perché mi piace bello fresco e più consistente. Se vi piace di una consistenza invece più morbida, lo potete lasciare anche in frigorifero, non c'è problema. Quindi qui vedete voi, o freezer o frigorifero, in ogni caso fino al momento di servire. Il dolce è finito qui. Se poi volete decorarlo, volete dargli quel tocco in più personale, potete prendere dello spago da cucina e dello zucchero a velo, proprio insomma prima di servire il dolce, e decorarlo proprio come se fosse un vero e proprio salamino. E niente, questo è tutto, io spero che la ricetta vi sia piaciuta. Come avete visto, ottenete 6 salamini, quindi se volete potete raddoppiare le dosi, potete anche fare il salame intero invece che servirlo così a monoporzione, quello sta a voi. Io spero che abbiate passato tutti una felice e buona Pasqua e non mi resta che salutarvi. Vi ricordo che nel box informazioni trovate anche il link al mio blog, al mio secondo canale e tutte le informazioni che volete, di cui avete bisogno, se ne avete bisogno. E basta, me ne vado, ci vediamo alla prossima, ciao!